Sì, il risultato è importante, non voglio dire storico perché sembra che non avevamo una base di relazione, di rapporti consolidata prima. Diciamo che le due amministrazioni si sono incontrate con la volontà di rafforzare questo rapporto, questa amicizia, questa fratellanza che poi diventa anche collaborazione sul campo in tante tematiche, in una maniera molto concreta e con l'obiettivo di finalmente realizzare quelle progettualità che magari abbiamo discusso per anni, no? Il miglioramento della viabilità, la collaborazione sull'aeroporto, progetti in campo turistico e sanitario, sono un po' tutte cose che sono sempre state nell'aria ma che ora vorremmo mettere a terra e realizzare a beneficio, insomma, delle nostre comunità. Ma sicuramente il tema della messa in sicurezza e efficienza della superstrada consolare è fondamentale perché è quella che lega i nostri territori, dove transitano più di 6.000 lavoratori frontalieri, che collega in termini di flussi turistici, in termini commerciali, quindi è sicuramente l'intervento più urgente, non da sottovalutare anche come offerta turistica e per le attività sportive, dove collaboriamo già tanto, anche la realizzazione della ciclovia, che sarebbe un elemento di collegamento suggestivo e straordinario tra Rimini e San Marino. Guardando un po' più in grande, sicuramente il tema dell'aeroporto può sembrare molto, molto imponente come progetto, come investimento, ma credo che sarebbe quello che darebbe le maggiori ricadute economico-commerciali sia a San Marino che a Rimini.